Magna Storia 2019, la prima edizione della mega tavolata dei record qui ad Isernia, lungo Corso Marcelli, la strada che divide, che attraversa il centro storico, lunga 850 metri, una manifestazione molto riuscita, tantissime le persone che sono arrivate da casa con tavoli, sedie, che avevano preparato la cena e che si sono ritrovate accanto magari anche a qualche sconosciuto e che insieme hanno consumato il pasto. Noi abbiamo fatto un giro per questa lunghissima tavolata e scopriamo che cosa ci hanno detto le persone. Un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Abbiamo andato giù verso casa nostra, a Piazza Trento e Trieste. È stato un momento magico. Avete portato voi il cibo, le sedie, tutto? Un pochino noi, i nostri amici, abbiamo portato pasta e fagioli, insomma, dove abbiamo preso le ricotte, abbiamo fatto una serie di prodotti locali. Che aria si respira, esempio? Vado a vedere che aria si respira. È veramente spettacolare, complimenti di cuore, è stata una bellissima manifestazione. Noi veniamo da Roma, siamo qui dal 2000, non ha nulla da invidiare a Trastevere, a tutto il centro storico nostro, insomma. Dall'Argentina a Isernia per Magna Storia. Joanna, com'è stata questa serata? Bravissimo, bellissimo, tutto bello Isernia, mi ha sorprendito molto, molto. Non parlo italiano, però questa cosa è bellissima. Allora, il signor Felice sta tagliando un tiramisù ai frutti di bosco che è molto invitante e ci diceva che è la quindicesima portata della serata. Quindicesima portata, qua ci siamo organizzati, siamo 22 persone. Ognuno ha portato una portata, dobbiamo arrivare a 22, quindi la vedo molto dura. Ah, quindi non è ancora finita? È lunga ancora la nottata. Siete passati al dolce, un tiramisù, com'è? È buono, l'ha fatto la signora lì, è una cuoca eccezionale. E che altro avete mangiato? Il menù della serata? Abbiamo mangiato una frittata con gli spaghetti, una frittata con di uova e un rustico, poi abbiamo fatto un po' di insalata, gatto di patate. Evviva, 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 evviva. Ed è qui davanti a Palazzo San Francesco che si è consumato il momento conclusivo di questa manifestazione storica. Abbiamo sentito da uno degli organizzatori i numeri che si ipotizzano, ma che sicuramente si avvicinano alla realtà di questa serata, quindi 2000 persone sedute al tavolo e tante altre, quindi migliaia, che sono passate anche solo per curiosità, per vedere quanto questa città si sia risvegliata in un momento conviviale, tutti seduti a tavola insieme per dimostrare che per una sera si possono anche abbandonare i pensieri magari amari e gustare semplicemente il principio dell'aggregazione. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Visto tantissima gente, c'è questa partecipazione attiva, quindi che fa vedere, dimostra la vivacità, la vitalità della città, questo senso di appartenenza a una comunità che si esprime in questa riunione conviviale, che è il momento forse più tranquillo, più sereno, proprio per manifestare proprio la propria appartenenza, quello di sedersi attorno a una tavola, un tavolo, diciamo anche in senso simbolico, oltre che materiale, proprio della mangiata in sé, ecco, però questo fatto che possa dare un segnale di vicinanza, di appartenenza, di condivisione e di vitalità della città, questo è molto molto bello. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno appoggiato, che hanno creduto in noi e grazie a Sant'Antonio è bel tempo. Una serata più che riuscita, perché quello che abbiamo constatato è stato l'entusiasmo delle persone e tantissimi che non credevano che si potesse realizzare.
e sono rimasti veramente esterrefatti e ci hanno detto che bello, finalmente abbiamo fatto una cosa vera, una cosa straordinaria, si può dire tranquillamente unica, perché almeno dalle nostre parti non si era mai verificata una cosa del genere. Tra i commensali di questa grandissima tavolata anche la consigliera regionale Filomena Calenda, è stata una serata bellissima, di piena aggregazione. Una serata bellissima, il tempo ci ha accompagnati, ma soprattutto c'è stata una vivacità e una voglia di stare insieme, di condividere il cibo, di condividere una chiacchiera, di condividere anche un buon bicchiere di vino, perché no? E devo dire che è veramente un'iniziativa che rimarrà nella storia. E nel centro storico di Serra è una sorpresa, Nick Di Michele direttamente da Termoli ha voluto essere presente per Magna Storia. Sì, sono stato invitato da amici di Campobasso, ma di Isernia soprattutto, ed è stata una bellissima sorpresa, perché vedere tutta questa gente che per una volta ha dimenticato anche i telefonini, quindi stare tra gente anche che non si conosce è una cosa davvero bella. Io credo che questa esperienza si debba un po' portare in tutti i paesi del Molise, anche in quelli grandi, perché è testimone il fatto che la gente ancora si vuole bene, vuole stare insieme. L'onorevole Rosalba Testamento questa sera Isernia, domani potrebbe essere al governo, chissà, con un ruolo in questo esecutivo nuovo. Domani, che sabato, sarò a casa a festeggiare il 40° compleanno di mio marito. Domenica torno a Roma, lunedì voterò la fiducia alla Camera a questo governo Conte 2. E incarichi di governo, non, vediamo, magari qualche molisano, ma non lo so, lo spero. In una serata come questa, che ha portato in piazza centinaia se non migliaia di persone, non poteva mancare un servizio d'ordine impeccabile, e così è stato, con carabinieri, polizia, vigili del fuoco in prima linea e naturalmente anche la Croce Rossa e il 118. Dottoressa Padula, com'è andata la serata? Voi siete stati qui a presidiare il centro storico per ogni evenienza. Abbiamo diverse postazioni lungo il tragitto, lungo tutto il centro storico, per cui ci sono 3 postazioni e ci muoviamo con i ragazzi della Croce Rossa che portano con loro tutto il materiale che possa servire per un qualsiasi tipo di emergenza a qualsiasi livello della manifestazione, quindi lungo tutto il percorso. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. Il fuoco sempre vivo.